sentimento ancora non del tutto puro, non del tutto santo. Tutto ciò è suscettibile di santificazione e di purificazione. Vede, cari? In fondo Zaccheo si trovava esattamente nelle condizioni del figliolo prodigo. E ahimè sappiamo bene quanto spesso anche noi ci troviamo in condizioni simili. Vedete, cari fratelli, non bisogna mai disperare. La misericordia del Signore è sempre più grande di ogni nostro male, di ogni nostro peccato. Vedete? È quello che in qualche modo succede quasi inavvertitamente nell'anima di Zaccheo. Cioè lui sa di essere peccatore, qualcosa non funziona, sa però che lì c'è quell'uomo santo e vuole vedere chi è. E allora che cosa fa? Si muove per incontrare Gesù. Vedete, quel desiderio non rimane sterile. Zaccheo cerca la presenza del Salvatore. Cari fratelli, magari succedesse a noi pure così, ma il Signore non ci abbandona, il suo Santo Spirito sempre ci dà i suggerimenti buoni. Vedete, proprio come quel figliolo prodigo che si è allontanato in una terra lontana, dove è venuta la carestia, non aveva più nulla da mangiare. A un certo punto sentì il suo abime. Ma il grande davvero, cari fratelli, Signore Dio, non solo nell'opera della santificazione che è così stupenda, ma prima ancora nell'opera della creazione. Vedete, Egli ci chiede un'anima fatta per lui, un'anima sensibile nei riguardi di quella vita che è la vita dell'anima e della vita della grazia. Un'anima senza grazia è affamata. E chi ha fame cerca di procurarsi il cibo. Vede come quel poveretto che vedeva che persino i porci davvero mangiavano tante buone, come fino a un certo punto cose, è vero? E diceva: nella casa di mio padre ci sono invece, c'è ogni abbondanza di cibo. E che cosa farò? Tornerò a lui. Vedete come fa Zaccheo? Cioè anche lui, sentendo in qualche modo, più che avvertendo intellettivamente e riflessivamente, sente però la vittura del peccato, l'esilio, la lontananza del peccato. E ha fame della santità, e crede, vedete, c'è già un inizio, un fidei, Notate che nessuno può venire da Gesù se il Padre non lo attrae, lo sapete bene dalla lettura di San Giovanni. Invece il Padre, vedete come il Padre attrae Zaccheo tramite quel desiderio, ancora così umano, ma però già santo alla sua radice, lo attrae a incontrare Gesù. Zaccheo, poverino, si sente disturbato dalla folla, lui, poverino piccolo di statura, non ci vede, e allora vuole in qualche modo almeno vedere il Signore, perciò si arrampica su un albero. Una storiella veramente deliziosa, perché dovete pensare che questa persona, bene o male, considerata certamente male dagli ebrei dell'epoca, però era una persona vestita di una certa dignità, era rappresentante del governo romano, non era una cosa da poco, un esattore di tasse poi generalmente non è una persona priva di una certa gravitas, è vero? Ebbene, pensate a questo uomo che si arrampica su un albero per vedere passare Gesù. Chissà che cosa significa quel sicomoro misticamente, cosa significa quell'albero sul quale sale Zaccheo per vedere dall'alto quel Signore. Molto significativo che Gesù lo guarda e dice: Zaccheo, scendi giù, che io devo oggi dimorare a casa. Gesù lo invita a scendere, mentre Zaccheo sale. Io mi azzarderò, perché non ho nessuna autorità, cari fratelli, è vero, a spiegarvi le scritture in maniera mistica e spirituale, però direi che quel sicomoro rappresenta in qualche modo gli aiuti umani con i quali noi vogliamo incontrare il Signore. La sapienza però ancora tutta umana, capite che è importante, è giusto perché ci eleva al di sopra della folla. Notate un'altra cosa, cari fratelli, vedi cosa è importantissima. Tra parentesi, il Vangelo di oggi allude a un fatto importantissimo: l'incontro con il Signore o è individuale o non è. Con questo intendete bene, voi capite già che non voglio escludere la mediazione ecclesiale, quello che voglio escludere è la dottrina perversa riguardante la socialità, una specie di marxismo entrato persino nella Chiesa, capite? Ed è orrendo, è vero, cari fratelli, pensateci un po', anzi meglio non pensarci troppo. Comunque è orrendo interpretare in chiave marxistica quella società più santa che ci sia, cioè la Chiesa. Ovvero, vedete, l'errore marxistico è quello del collettivismo, che abbrutisce l'individuo. È già l'errore di Hegel, insomma, no? C'è l'errore secondo cui la società è una sostanza, un automaton, dice giustamente Schopenhauer quando se la prende con Hegel, in questo campo ha ragione, no? Dice, la società compresa come un qualche cosa che ci passa sopra le teste. Invece no, la vera socialità, cari fratelli, non è quell'abietto comunitarismo che poco ci manca che diventi comunismo, in virtù del quale tutto è comunità, tutto si fa in comunità, capite?
E questo anche della Chiesa. Guardate che se noi non viviamo, noi individualmente, della vita di Gesù, non siamo di aiuto alla Chiesa, siamo di peso, capite cari? E allora, come nella società dipende dall'individuo, se è buono, allora è carità, perché la società ne trae giovamento. Se è cattivo e di peso, e certo si appoggia alla società per il male della società stessa. Perciò non basta vivere in società, cari fratelli, vedete? Bisogna vivere anzitutto individualmente, come persone dignitose, oneste, virtuose, puoi vivere soprannaturalmente in contatto tutto personale con Dio, e allora ecco che la Chiesa si edifica. Ecco che davvero siamo inseriti come pietre vive in questo edificio santo, che è la Chiesa del Signore, dimora dello Spirito Santo. Cari fratelli, questo è un punto importante. Vedete la turba, e c'è la folla di gente, non è di aiuto, è di impaccio, e Zaccheo lo sa benissimo. Non dice la comunità mi condurrà dal buon Gesù, no, al di sopra della comunità, sul sicomoro, con il mio sforzo personale, devo cercare di intravedere Gesù. Però vedete, il sicomoro è anche un po' un simbolo della umana, di una sapienza ancora tutta umana, ma anche un tantino superba. Guardate, non è una pretesa da poco voler guardare Gesù dall'alto, è vero che il Signore infatti dice Zaccheo, scendi giù, scendi giù. Vedete cari, perciò bisogna acquisire quell'altra sapienza, non solo la sapienza umana, ma quella sapienza della quale si parla tra i perfetti, come dice San Paolo, ovvero la sapienza che ci è data tramite lo Spirito Santo e consiste nella rivelazione soprannaturale. Allora Zaccheo discende e che cosa fa? È pieno di gioia, letans, dice la scrittura, gioioso, excepite un migliomo sua, lo ha ricevuto a casa sua. Vedete la gioia spirituale, cari fratelli, che nasce dalla presenza del Signore. Nobilitavit Zaccheum, claritate mansioni sue. Basta che il Signore ci sia vicino e il cuore è pieno di gioia, purché sia un cuore ben disposto. Vedete, cari fratelli, chi viene dalla luce, chi è nato da Dio, ascolta le parole del Signore e si rallegra alla luce. Perché questi due elementi, cioè la luce di Dio nell'anima e Dio che è la luce inaccessibile in se stesso, si richiamano a vicenda. E quindi un'anima luminosa, piena di Dio, si rallegra della presenza di Dio. Vedete che cosa significa la consacrazione di un tempio? Significa che il Signore pone la sua dimora in mezzo a noi, affinché la nostra anima abbia sempre quella consolazione. Vedi, cari fratelli, quella fortezza anche che ci deriva dalla presenza di Dio e quella gioia. Io vi dissi questo, dice Gesù, perché abbiate la gioia e la vostra gioia sia piena. Il cristianesimo è tutto pieno di gioia, cari fratelli, di una gioia che vince ogni sofferenza e ogni avversità. Ecco perché il cristiano si riveste della croce, ma anche della risurrezione di Gesù. Così, cari fratelli, pensate alla gioia di avere un Dio che dimora nella nostra povera casa che gli hanno costruito le nostre povere mani. C'è la presenza eccelsa di Gesù nel tabernacolo. Vale santità, vere sanctus est locus. Con quanta gioia dobbiamo avvicinarci a Gesù che misticamente ma realmente vive in mezzo a noi. C'è l'altare del Signore. Si solleva una volta ed è un uso monastico antichissimo fare l'inchino all'altare. Perché, cari fratelli? Perché l'altare rappresenta Gesù e la sua santa croce. Sull'altare viene offerta la divina Eucaristia, la santa messa, il sacrificio del Signore. Ecco come dobbiamo venerare l'altare. E la Chiesa tutta, cari fratelli, è obiettivamente consacrata. Vedete? Perché là dove c'è Gesù, tutto l'edificio riceve in qualche modo una consacrazione, ovvero una appartenenza a Dio e una sottrazione al mondano, al profano. E in questo gli antichi non sbagliavano. La nostra chiesa, le chiese cristiane, sono ancora un temenos, che deriva dal temone, vero, se non sbaglio, in greco vuol dire tagliato, c'è uno spazio ritagliato. Questo è profondamente insito nell'anima umana, quasi un archetipo che il Dio diede all'anima dell'uomo appena lo creò. Capite questo archetipo della separazione tra il sacro e il profano? Invece, cari fratelli, con quale dolore si sente ogni tanto, si legge anche su pubblicazioni cattoliche che, in fondo, la santità del Tempio deriva dalla santità dell'Assemblea. Non è così che pensava Zaccheo. Uno diceva la folla è santa in virtù di se stessa. Cioè, no, è santa perché c'è Gesù. Vedete, cari?
Così anche noi pensiamo che il Tempio del Signore è santo, indipendentemente dalla nostra, per la verità, scarsa santità. Vedete, cari fratelli, ecco, San Tommaso addirittura dice una tale avvertenza della sacralità di quel luogo, che dice che se un tempio, se una costruzione, vedete, sacra, dovesse essere distrutto, non si dovrebbero mai impiegare le sue pietre per edificare un altro edificio profano. Quelle pietre dovrebbero essere collocate in disparte, sono sante. Vedete, cari fratelli, perché ve lo dico, non è un dogma di fede, per carità, ma vedete la diversa sensibilità, una sensibilità sacramentale e una sensibilità protestantigiante, quella che dice siamo santi perché siamo popolo, e quell'altra che dice siamo santi noi individualmente, il popolo tutto intero, perché c'è il Dio incarnato in mezzo a noi. Ecco, cari fratelli, la differenza. Così, miei cari, cerchiamo allora di fare come Zaccheo, di ricevere nella nostra povera anima il Signore e che la sua presenza ci trasformi tutti, perché Zaccheo appena vede Gesù subito esclama: Signore, restituirò tutto il mal tuo, non solo, ripagherò i danneggiati 4 volte. Pensate che entusiasmo del neoconvertito, e Zaccheo è proprio convinto di rifare bene tutte le cose, e Gesù con quanta gioia lo guarda, con quanta gioia e tristezza nel contempo, tristezza per quei cuori duri che condannavano persino il Salvatore. Dicevano: è andato a casa da un peccatore. Ma Gesù con gioia diceva: Salus facta est hodie huic dom. Oggi la salvezza si è verificata in questa casa. Così, cari fratelli, siamo zelanti per la casa del Signore, che il fuoco del divino amore possa struggere le nostre anime con una santa gelosia, con un santo zelo per l'onore di Dio. E così il Signore esaudirà le nostre preghiere, il Signore ci benedirà, il Signore che bussa alla porta dell'anima nostra entrerà da noi e cenerà assieme a noi.